Una fiamma al giorno, energie del 21 di marzo. Scegliete la vostra variante, rosellina bianca, grappolo verde e cristallo di rocca. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del 21 di marzo per tutte le tre varianti. Spero che si veda bene perché non c'è tantissima luce, ma vi farò vedere, comunque vi spiegherò bene bene le carte che escono. Allora, qua c'è qualche cosa che volete realizzare e la realizzerete nel momento in cui appunto sarete in grado di mettere in campo tutto ciò che avete imparato delle lezioni del karma, andando a superare le credenze, andando a creare qualcosa di fisicamente, cioè muoversi nella materia per realizzare i propri desideri. Ecco, state facendo questo lavoro, state mettendo le basi di una manifestazione di qualcosa a cui avete lavorato da tanto tempo, che desiderate da tanto tempo. Ora è il momento proprio di appunto mettere le basi di tutto questo. Allora, qua sono troppe, vediamo queste che si sono girate. Ok, qua mi sta dicendo che avete la visione chiara di quello che dovete, di quello che dovete andare a realizzare. E sì, state superando i vostri confini, quelli che erano stati fino a poco tempo fa i vostri confini, li state superando e state crescendo. Quindi ci sarà proprio una gettare le basi di una manifestazione importante. E sì, comincia qualcosa di importante, ma proprio parte da voi, siete voi che lo realizzate. Vediamo un po'. Grappolo verde, ok, allora questa era la prima. Allora qua c'è qualcosa che dovete andare a capire riguardo a situazioni del passato che ancora sono parte della vostra vita, che non vi piacciono più ma che dovete andare a tagliare, ancora vi stanno bloccando. Qua io vedo che c'è ancora ci sono dei blocchi, ci sono delle paure, delle situazioni appunto che fanno parte del passato, dovete lasciarvele alle spalle, ma è necessario fare un lavoro di consapevolezza, di lavoro sulle proprie emozioni, andare a capire cosa sta succedendo, perché appunto se siete bloccati in situazioni del passato o in relazioni del passato è perché avete dei legami ancora che dovete andare a sciogliere. Qua mi sta dicendo che è necessario andare a creare, sprigionare la magia dell'amare se stessi, dell'ascoltare se stessi, portare alla luce quelle che sono le situazioni ancora nascoste, i blocchi nascosti. Vediamo un po', sì, qua c'è da leggere l'anima, cominciate a leggere l'anima, continuate a leggere l'anima, quindi andare a lavorare sulle vostre emozioni per poter cambiare qualcosa che in questo momento vi blocca. Andiamo a vedere cristallo di rocca. Allora, sì, oh caspita, qua c'è qualcosa di bello, vediamo se ce lo confermano. Sì, allora qua arriva una... Allora, qua mi stanno dicendo che avete raggiunto un traguardo di equilibrio nelle relazioni. Qua c'è qualche cosa che arriva come sblocco, quindi ci può essere una conoscenza, qualcuno che vi attira la vostra attenzione, una dichiarazione, un contatto, qualcosa si muove in amore perché avete creato le energie, diciamo, adeguate per appunto allinearvi a una nuova situazione, qualcosa che comincia, che si mostra a voi. E vi viene, diciamo, o se siete dei maschili, voi siete voi a sbloccare, a manifestare questa novità. Ecco, come sta dicendo, siete ispirati al movimento, oppure qualcuno è ispirato a muoversi verso di voi, proprio perché è il risultato del vostro lavoro, del vostro duro lavoro. Vediamo un po'. Eh sì, siete forti e diciamo, le situazioni ve lo stanno mostrando, mettendovi le occasioni per o muovervi o per ricevere dei movimenti importanti.